Cari amiche ed amici, qui un'altra volta il vostro Satin Chan. E ieri ho saputo una notizia che mi ha rattristato molto, ma ha messo in lutto anche il mondo dello spettacolo e del cinema italiano. Perché sono venuto a sapere che è morto Bud Spencer all'età di 86 anni ed è una grave perdita per lo spettacolo italiano, visto che ormai attori del suo calibro non esistono più. E quindi niente, dedico questo video alla sua memoria. Io ho visto i suoi film fin da quando ero piccolo, gli anni 70. E quanta felicità ci ha dato, quanta allegria ci ha dato. È triste che sia dovuto decedere, perché oggigiorno ancora agli 80 anni si è giovani. Comunque, così è la vita. Ho fatto solo oggi questo video, come potete vedere. Su molti siti è riportato l'evento. Come è morto Bud Spencer? Che malattia aveva e quanti anni? E qua lo dice meglio in quest'altro sito. Il figlio di Bud Spencer, sulla morte del padre, era caduto in casa, l'immobilità l'ha debilitato. Se n'è andato sereno, circondato da tutti i suoi affetti, ha raccontato Carlo Pedersoli in un'intervista. Perché Bud Spencer era il nome artistico del grande attore che si chiamava Carlo Pedersoli ed è nato nell'illustre città partenopea, nella quale è nato anche il nostro amico Mimmo Corcione, il grande cuoco a cui mando un saluto, e quindi era anche lui napoletano. Se n'è andato sereno, circondato da tutti i suoi affetti, stava bene. Aveva avuto una brutta caduta ed era stato ricoverato in ospedale. Tornato a casa si è aggravato. La camera ardente, su richiesta dei familiari dell'attore, sarà allestita in Campidoglio il 29 giugno. Quindi domani. Per chi volesse andare a rendergli le ultime ossequie, io non posso. Purtroppo, se no sarei andato. Ci ha dato tanta allegria il nostro amico Bud Spencer. E qua in internet, in YouTube, si incontrano tutti i suoi video, addirittura molte interviste in tedesco, in brasiliano, perché veramente era famoso in tutto il mondo. E purtroppo in Italia i nostri valori non li sappiamo apprezzare, tanto in ambito scientifico come in ambito artistico. Se tu guardi la maggior parte dei video in YouTube, lui diceva dei suoi anni: Bud Spencer, sono solo 86. Sono solo 86. Lui si sentiva ancora molto giovane. Sono solo 86, Bud Spencer. Ma se andiamo a vedere Documentation Bud Spencer, tutto di Bud Spencer che si trova non è necessariamente titolato in idioma italiano, ma in tutti gli idiomi del mondo.
E noi non, ossia i media italiani, la RAI soprattutto, non lo ha apprezzato. In Germania sembra che lo hanno apprezzato. Anche Terence Hill parlando in tedesco. Veramente è stato un genio universale. Quindi che dire? È con gran rammarico che accolgo questa notizia. Comunque, in pace riposi, cioè, a modo di dire, perché ormai, ormai è fatta, se n'è andato. Però, abbiamo la fortuna che ci sono rimasti i suoi ricordi, i suoi film, le sue interviste, il suo materiale caricato in internet, dei suoi scritti, le sue interviste nei mezzi scritti e poi nei giornali, radioprogrammi, interviste, video interviste. Vabbè. Io oggi volevo fare, stamattina ho fatto un video sui canali, sui tanti canali e video che ci sono in circolazione di Giuseppe Simone. E questa mattina volevo, ho fatto quello e il pomeriggio volevo fare un video su due canali e sui video di due canali di Christian Eis e André Dupré. Però ho dato la precedenza a questa notizia. E quindi non dico, spero che vi sia piaciuto questo video, perché non l'ho fatto perché piaccia a nessuno, l'ho fatto perché volevo esteriorizzare quello che ho provato ieri quando ho sentito che Bud Spencer era morto. Anche perché io andavo a Ostia Lido in una panetteria, in un forno a legna, dove compravo i brutti ma buoni, dei dolcetti a forma di palla con la mandorla fuori e la marena dentro. Molte volte io andavo lì fin da giovane, non andavo ogni giorno, non andavo sempre perché io vivevo a Casal Palocco, ma ogni volta che entravo mi ritrovavo con Bud Spencer. Peccato che in quell'epoca, l'epoca mia, della mia gioventù, di quando io ero piccolo e giovane, della mia adolescenza, non esistevano i cellulari, perché oggigiorno io mi sto filmando adesso con un cellulare, tu al volo ti fai con una star una foto o un filmato o quello che vuoi, perché magari dici che ti stai facendo una foto e invece gli parli, eccetera. Poi uno come Bud Spencer si sarebbe prestato a un'intervista. Ma in quell'epoca non, le macchine fotografiche, ecco, non è che io uscissi di casa con la macchina fotografica e ta, chissà, magari ti ritrovi con Barbara Streisand o Terence Hill. Invece, oggigiorno, con la comodità che tutti i dispositivi hanno una camera e una filmatrice, ecco, se io avessi avuto un cellulare quando ero giovane, mi sarei filmato assieme a Bud Spencer facendo la fila per comprare il pane in quella panatteria, in quel forno a legna di Ostia Lido, che più avanti, andando sul lungo costa, c'era la caserma dei carabinieri, non so che cosa, dove si andavano a pagare le multe, dove si facevano le denunce. E quindi io l'ho conosciuto Bud Spencer di persona. Certo, già ci aveva un po' di anni. Non so se erano fine anni 80, che andavo in quella panatteria una volta al mese, una volta ogni 3-4 mesi, una volta ogni 6 mesi, e lui andava a comprare lì, perché credo che vivesse in Ostia. Questo è tutto per oggi. Purtroppo notizia più ingrata non la potevo ascoltare, però vi rimando alla prossima, dicendovi che con molta probabilità il prossimo video che faccia
lo faccio su due canali e i video di due canali. Il canale di Christian Eyes e di André Di Pré. Allora vi saluto e in bocca al lupo. Ciao. E non lasciate di seguirmi, di guardare i miei video. Vi ringrazio di tutto quello che fate per me. Arrivederci. Ciao. Adesso chiudo, se no il video viene troppo pesante. Poi c'ho un computer del 2010 a due nuclei, elabora, processa il video molto lento, perché così io gli tolgo formato, cioè gli riduco il peso, no? E poi lo edito e lo carico in un'ora circa. Ciao.